Salusa, io sono Zanatos e voi siete su Modern Tech. Dunque, da quando ho iniziato a fare YouTube, tantissime, ma davvero tantissime persone hanno incominciato a riferirsi a me per il tech, per avere delle buone offerte, per avere delle buone configurazioni, per avere delle opinioni e io nel mio piccolo, quando ho tempo, quando posso e come posso, tento di dare appunto una risposta a questo bisogno. Ed è per questo effettivamente che 2 anni fa circa ho fondato un canale Telegram nel quale quotidianamente posto offerte che permettano alle persone che mi seguono di fare delle buone configurazioni prendendo dei pezzi che siano scontati. Ma molto spesso, nel corso anche di quest'ultimo anno, mi sono accorto che molte persone non hanno idea di come funzioni ancora per bene Amazon, internet, l'usato e cose così. Dunque, parliamoci chiaro. Internet fornisce tanto usato ed effettivamente la qualità dello stesso è un po' da definire, nel senso che un venditore privato può essere buono così come cattivo, nel senso che può darvi un buonissimo prodotto come un prodotto che effettivamente sia al limite dell'accettabile e i prezzi li farà lui. Invece ci sono altre situazioni nel quale per esempio si può parlare di ricondizionati. Che cosa sono? I ricondizionati sono appunto degli oggetti che sono stati aperti, sono stati appunto utilizzati da un utente o comunque sono stati soltanto descatolati appunto dalla confezione e successivamente sono stati reinviati al produttore perché non andavano bene per un motivo o per un altro. Il produttore si ritrova quindi con in mano questi oggetti ed effettivamente dice «E io adesso che cosa faccio?» e quindi qui subentra la condizione di ricondizionato, dove il produttore prende appunto l'oggetto iniziale, controlla che ci sia tutto nella scatola, le condizioni dell'oggetto e soprattutto controlla che questo funzioni in maniera adeguata. Dopodiché, appunto, lo reinscatola e lo vende come usato o usato ricondizionato. Amazon lo fa da tantissimo tempo e le offerte del Amazon Warehouse Deal sono davvero tante. Nel corso del tempo io stesso ho comprato davvero tantissime cose, come per esempio il cavalletto che in questo momento, cioè il monopode che in questo momento sta reggendo appunto la mia fotocamera, il monitor da cui mi sto guardando in questo momento per vedere che l'inquadratura sia a posto e che io sia a fuoco. Per esempio, adesso controlliamo insieme che io sia a fuoco. Non sono a fuoco. Ecco, vedete? Se non avessi avuto questo monitor comprato per 50 euro anziché 109 dal VHD, non avrei potuto fare appunto questa parte del video e vi chiedo scusa per il resto del video sfocato. Per quanto riguarda appunto la situazione attuale del Amazon Warehouse Deal, ci sono davvero tantissime offerte. Io quotidianamente nel mio canale Telegram, al quale vi invito ampiamente ad iscrivervi, perché ovviamente Telegram è un ottimo mezzo come social, il cloud social, per quanto riguarda la messaggistica, e i canali Telegram sono il futuro, perché permettono comunicazioni istantanee e che queste vengano comunicate poi appunto e riferite a tutti quanti, e devo dire che mi rende un servizio che io altrimenti non potrei dare alle persone, cioè questo delle offerte. Come funziona? Io quotidianamente ogni giorno metto post all'interno di questo canale Telegram con prezzi, con scritto da dove provengano, se sono usati o se sono nuovi, il prezzo appunto dell'oggetto, che cosa sia, e infine il link ad Amazon. Il link è un link reffato, cioè nel senso che io guadagno una percentuale da questa vendita che mi aiuta a sostenere appunto il lavoro quotidiano che faccio con questa tipologia di servizio, per offrirvi appunto questo servizio. La cosa interessante del mio canale Telegram è che a differenza di altri io offro offerte internazionali. Questo vuol dire che appunto io non mi fermo ad Amazon IT, ma prendo anche da Amazon FR, Amazon UK, Amazon DE e così via. Questi Amazon effettivamente non godono della consegna gratuita in Italia, ma è una cosa di poco conto, perché effettivamente questi offrono delle offerte veramente molto interessanti e che non possono essere ignorate. E qui molte persone mi chiedono, ma come faccio ad acquistare da Amazon FR? Effettivamente la soluzione è molto più semplice di quanto si pensi, perché basta utilizzare il proprio account Amazon, perché quello è universale, vale per tutta l'Europa. E quindi potete semplicemente loggare il vostro account, fare il vostro acquisto con la carta di credito già registrata per Amazon IT, per ottenere queste offerte. Quotidianamente tantissime persone mi ringraziano perché ho fatto risparmiare loro veramente decine e decine, se non centinaia di euro. Spesso mi ritrovo con persone che mi dicono: ma Tan, scusa, questo oggetto è in buone condizioni, vale la pena di comprarlo? Potrebbe essere danneggiato e tutto. Innanzitutto partiamo dal presupposto che su Amazon tutto sia tutelato, nel senso, nel momento in cui qualcosa non funziona, voi siete tutelati e potete farvi restituire il denaro in qualsiasi momento. Voi avete una garanzia, la garanzia europea, che dura 24 mesi e vale su qualsiasi prodotto venduto su Amazon. Contemporaneamente, allora, vi spiego una cosa. Amazon molto spesso, nell'Amazon Warehouse Deal, qualifica le cose come, per
esempio buone. Il problema del buono è qual è? Il problema del buono è che la confezione è stata sbatacchiata, rotta, oppure mancano delle cose insignificanti, tipo, non lo so, la vitina inutile extra che vi poteva venire data, che però vi scala 80 euro dal prezzo dell'oggetto. Tutte queste cose sono segnalate comunque dal rivenditore, cioè nel senso vi dice che cosa manca esattamente all'interno della confezione e voi potete valutare più o meno che cosa appunto ci sia all'interno di essa o quale sia il problema o se ne valga la pena di acquistarlo. Ed è per questo, ragazzi, che io vi invito tantissimo di nuovo a entrare nel canale Telegram. Praticamente questo video lo chiameremo il canale Telegram di Xanatos. E niente, per questo video è tutto, spero di esservi stato utile con queste informazioni riguardo Amazon Warehouse D all'usato. Effettivamente, ragazzi, diciamo che questa versione dell'usato è piuttosto sicura perché è testata e soprattutto se non funziona avete 24 mesi comunque di garanzia e la cosa è estremamente positiva. Detto questo, tutti i link sono giù in descrizione, il primo sarà ovviamente quello del canale Telegram. Noi ci vediamo in un prossimo video e fatemi sapere quanti oggetti perfettamente funzionanti avete acquistato dal Warehouse Deal e le vostre storie con esso. Saranno USA!